fondo questa via Monte Napoleone intanto nasce bene proprio come nome. Poi si fa anche presto a farla diventare simbolo di snobberie di quart'ordine. È una strada fine, anzi fina, come diciamo noi a Milano. Intanto comincia dal niente. Il suo caffè con rivendita, le sue calze per signora come in una via popolare, negozietti piccoli, eccoli là. Lo so io che sono milanese, che lì ci sono le scope delle grandi famiglie, in un portone le collane delle grandi sarte. A un primo piano, qui sopra, come niente, si nasconde le cure estetiche di mezza Milano bene, ma di fuori si vede poco. Mi compiaccio proprio, to. Io che non ci abito più a Milano, vedo che questa stradina di razza ha conservato il suo inizio quasi popolare, di grande stile proprio. Vien su, trasandata come una principessa, percorsa da colbacchi da grande potenza socialista che non sanno che quei due cosini lì in vetrina costano qualche milione. Loro via, un'occhiata ai profumi che effettivamente sono gli stessi che in Corso Garibaldi, ma in quella drogheria lì, dietro ai fichi secchi, ci sono delle marmellate che neanche a Londra. E qui i francobolli più rari. E lì, audacemente, mobili finti di prima che esplodesse l'antiquariato. E i Buddha d'oro che si portavano nel 28. A proposito, per Pasqua ne comprerò un cappellino per la mia nipotina. C'è un bel negozio per bambini. Credo che con 50.000 lire me la cavo. Si capisce, andando in su tutto peggiora, si va verso la zona Duomo. Ecco, se quel caffè lì fosse stato pochi metri più indietro, è frequentato benissimo e non c'è una frollina che non sia fresca, però avrebbe osato conservare il suo finto Luigi XVI. Si intende, il più bel milanese allo stato di suono puro si sente lì. Dopo le 5 però, meglio di quello delle 12:30, perché alle 12:30 ci sono troppi uomini e quindi infiltrazioni di tutti i generi. Però che errore questo negozio di fiori. Mettere fuori le orchidee, neanche una corbeille mista alla francese. Si va verso la zona Duomo. Ma tanto la vera signora sa che in questa strada la mattina si ordinano i fiori al baracchino, fermandosi appena a dire due parole in milanese, dialetto puro, mentre il cane fa pipì contro i vasi di latta. Bisogna saperla lunga per capire questa strada. Se no, ecco, questi colpi di cristalleria ti distruggerebbero un mito. E invece no. Si sopporta perché l'aristocratico affronta la realtà. Non la vede e quello che vede lo diverte. Però se uno vuole una carta da parati del 910 per la nursery come non ce l'ha più nemmeno Margaret, qui deve venire. Anche se la zona Duomo di qui preme molto, accidenti come preme, però si può stare tranquilli che qui qualunque cosa uno la paga di più. La strada poi, se vogliamo, ha un colpo di coda delizioso prima di immergersi nel neon, nella metropolitana, nel grattacielo di mezza tacca. In questa casa, elegantissima, visse e morì Carlo Porta, che di lei adesso avrebbe detto le più geniali oscenità.